Spero una lunga serie di appuntamenti. Sono anch'io nel gruppo di Edoardo, con Edoardo e con tutti voi e tutte voi. Sono felicissima appunto di essere qui per inaugurare questa serie di incontri e di confronti. Ma soprattutto sono felicissima perché con me ci sono due degli autori della collana che dirigo. Edoardo, che conduce realmente il percorso, quindi conduce il nostro appuntamento, e con il suo bellissimo libro, appunto, Turismo Megatrend. E poi l'ospite d'onore, no? Il principe della giornata, che è il nostro Simone Puorto, con il suo ultimo libro, Hotel Distribution 2050. Un libro visionario, ma dove il concetto di visionario assume una miriade caleidoscopica di sfaccettature, no? Che non vanno proprio al di là del concetto puro, tecnico, della visione, che questo approccio lungimirante al futuro, questo analizzare, proiettare scenari e quindi cercare di trovare soluzioni adeguate, razionali a momenti anche che si susseguono con grandissime razionalità. Visionario va, diciamo così, a essere concepito anche con altre sfaccettature, con altre sfumature. E torno un attimo indietro con un piccolo passo ritengo doveroso, che appunto è quello di presentare o comunque di introdurre rapidamente quella che è la collana che dirigo dal 2018. Si intitola DMT, Digital Marketing Turismo, ormai è arrivato appunto a ben 9 pubblicazioni, compreso, come dicevamo, il libro di Edoardo e il bel libro di Simone. Tra l'altro, nel mezzo, esattamente nel mezzo, è uscito anche un altro libro, un altro volume che è a firma mia e di Ilaria Legato, una cara collega, brand e food designer, con la quale appunto abbiamo creato, prendendo spunto da questi 2 anni, 2 anni di riflessione, 2 anni di introspezione. Abbiamo creato appunto un metodo a marchio registrato di branding dedicato ed applicato al mondo della ristorazione. In realtà poi, come si raccontava nel fuori onda prima con Carmen Bizzarri, assegnare etichette, no? Quindi suddividere, classificare rigidamente ambiti, aree, competenze, ormai è diventato qualcosa che va a risultare quasi fastidioso, quasi superfluo. Parlare di vari tipi di turismo, in realtà è qualcosa di assolutamente superato, perché il concetto che noi dobbiamo in qualche maniera sposare è un concetto di convergenza. Non a caso il claim della collana è proprio la collana per il turismo convergente. Convergente, contemporaneo, tantissime sono le declinazioni che noi possiamo adottare, ma in qualche maniera un turismo che va a abbracciare la riflessione, e ecco, questo forse è soprattutto ad abbracciare nuovi ambiti, altri ambiti di sapere, di conoscenza, di studio. Ecco, questa collana vuole in qualche maniera anche siglare un tentativo di uscire dalla nostra torre d'avorio, uscire dai nostri soliti luoghi, uscire dai nostri soliti discorsi, uscire dalla consuetudine, dall'ordinarietà, dal fatto di soffermarci e ripeterci, insomma, un po' sempre a noi stessi e i soliti discorsi, i soliti mantra. Quindi andare a contagiare anche nuovi ambiti e a Contagiare è abbracciare nuove forze. pericolosissimo. Com'è? Contagiare è pericolosissimo. Lo so, anche positivo, per esempio, è un termine che non va tanto bene, no, da raccontare e da utilizzare. Però effettivamente sì, di contagio intellettuale, di contagio tecnico, di contagio tecnologico sicuramente si deve parlare, soprattutto quando si va a raccontare un libro e le riflessioni che hanno portato a questo libro, come quello di Simone Puorto. Hotel Distribution 250 non è soltanto, nel 2050, non è soltanto un manuale, è un libro futurista, è un libro dove si toccano temi di filosofia, si toccano temi etici, temi legati alla scienza, alla tecnica, e insomma, veramente un libro multiforme.
di cui non vedo l'ora veramente di ascoltare segreti, spunti, idee, grazie appunto alla conduzione di Edoardo Colombo e soprattutto alle parole dell'autore Simone del caro Simone Puoto. Grazie per lo spazio che mi avete concesso per parlare un pochettino di DMT, cioè della nostra collana. Grazie a te. E per cui entriamo subito un po' nel merito di questa conversazione. Lascio a tutti la libertà di interrompere, di fare domande, di interagire in qualsiasi forma. Però, beh, diciamo, con Simone partiamo da un po'. Ma ci sono due grandi domande che ci si fa spesso nell'ambito dell'innovazione e turismo, è un po' il concetto di human touch, di come la tecnologia possa intermediare il rapporto, la relazione umana, di come questo poi possa essere diciamo, un qualcosa che sovverte la tradizione, dove il contatto umano invece viene sempre stato percepito come un aspetto determinante della qualità del servizio. Invece Simone ha, e tra l'altro condivido anche molte cose che dice, un approccio cosiddetto di ospitalità, cioè, che verte sull'ospitalità postumana o sul concetto di ospitalità postumana, e dove però la qualità del servizio cresce grazie alle tecnologie, non è una diminuzione. E questo perché si ritiene che, non anticipo nulla di quello che dirà Simone, però si ritiene che il tempo che si dedica all'ospite, al cliente, possa essere, cioè, di una qualità migliore se determinate azioni, determinate pratiche possono essere espletate dalla tecnologia, invece si possa personalizzare il servizio, si possa essere più attenti a quelle che possono essere le attese del cliente, dell'ospite. Per cui, cosa intendi per ospitalità postumana, che magari può sembrare magari un termine complesso? Guarda, l'hai quasi spiegata meglio tu di come la seguo io. grazie per la domanda, perché ti faccio un piccolo passo indietro per darti un po' di contesto. E, quando ho cominciato a scrivere questo libro, e ormai parliamo di diversi anni fa, considera che l'idea originaria nasce nel 2018. Non ti nascondo che ero piuttosto combattuto sul progetto. E, più che altro perché io venivo comunque da già altre più pubblicazioni, comunque dal taglio sostanzialmente manualistico. E, quindi quei libri in verità non facevano altro che prendere questi 23, quest'anno, anni di esperienza nel mondo travel e hospitality e poi applicarli in maniera piuttosto pragmatica alle varie declinazioni in termini di advertising, in termini di web design e così via. E questa è una cosa con la quale con Nicoletta abbiamo parlato tanto, in alcuni casi ci siamo anche scontrati, però la mia perplessità riguardo proprio il modello manualistico nel nostro settore, soprattutto quando si comincia a parlare di tech, è la sua veloce obsolescenza. E forse questo aneddoto l'ho raccontato in più di un'occasione. Io quando stavo scrivendo il penultimo libro, ricordo che dovevamo consegnare entro Natale. Io il 24 dicembre ancora mandavo aggiornamenti perché le cose continuavano a cambiare. Che in parte è successo anche con questo, perché una settimana prima della deadline con l'editore, Facebook decide di cambiare nome in Meta. Quindi non ti nascondo che So alle cosa volte è un po'. intendi, diciamo così. Esatto. Quindi è sempre una corsa contro il tempo, e diciamo che nel momento in cui poi vai in stampa, sì, io perlomeno ho scongiurato che non succedesse nulla di epocale, quindi che poi il libro rimanesse più possibile attuale. E, detto questo, diciamo che quando scrivi manuali, la tua responsabilità è sostanzialmente molto limitata, no? Perché tu stai dando un approccio per l'utilizzo di alcune piattaforme che tu magari hai utilizzato per decenni. E sostanzialmente come se stessi fornendo una specie di consulenza light, se vuoi, okay? Ed è un tipo di pubblicazione che dura il tempo che dura, il suo ciclo vitale, che a mio avviso, nel mio caso, è sempre purtroppo molto molto corto, e
Però diciamo non è un libro che cambia il mondo, cambia il modo di comprendere la distribuzione o come funzionano gli ospedali. E non ti nascondo che però scrivere un altro manuale alla fine secondo me sarebbe stato forse anche più furbo, sia dal punto di vista editoriale che dal punto di vista proprio di quello che i lettori si sarebbero aspettati da me. E invece ho deciso di trattare un argomento che è abbastanza... Secondo me, mal compreso, più che altro per una questione un po' pregiudiziale che abbiamo nei confronti dell'ospitality e questo è anche colpa nostra, per alcune informazioni che non sempre corrispondono poi alla realtà. Quindi ti faccio questo piccolo cappello per farti capire da dove nasce poi l'esigenza di scrivere questo libro. Cioè, mal compreso cosa intendi? Da chi e in che termini, se pensi che sia così? Ma guarda, questo è un po' il concetto alla base di quella che io chiamo ospitalità postumana, no? Che diciamo che in questo periodo post-Covid è anche un appellativo un po' sfortunato, come parlavamo prima con Nicoletta, perché esattamente come parole tipo positivo o contagio, comunque è qualcosa che evoca dei scenari, a mio avviso, insomma, distopici circa una manipolazione mentale. E quello che intendo io per ospitalità postumana non è altro che un tipo di ospitality in cui paradossalmente l'elemento umano viene riposizionato laddove l'elemento umano può veramente fare la differenza. Ed è qui, secondo me, che c'è il grande misunderstanding nel nostro settore. Perché è vero che noi siamo un'industria, un settore high touch, quindi dove il tocco umano è assolutamente imprescindibile. Lo trovi nella parola stessa, OSP. Il problema, secondo me, nasce quando non si comprende che la nostra è anche un'industria, è anche un settore altamente tecnologico. E l'esempio che io porto sempre è questo: se tu hai un piccolo bed and breakfast di 5 camere, avrai comunque bisogno di un numero determinato di software. Molto probabilmente avrei bisogno di un PMS, avrei bisogno di un channel manager e avrei bisogno di un motore di prenotazione, un POS per prendere i pagamenti in carta di credito e diciamo che tutto sommato già quattro software devi averli. Ora proviamo a fare un esempio con l'industria che forse è nostra cugina, che è quella del food, che poi Nicoletta conosce meglio. In questo caso invece un piccolo ristorante con 5 coperti. Forse avrebbe bisogno soltanto di un posto, sarebbe in grado di rimanere in business, in affari, assolutamente senza bisogno di tutte queste strutture tecnologiche. Quindi il misunderstanding del quale vi parlavo, secondo me, nasce proprio qui, perché noi pensiamo sempre all'ospitality come a un settore antropocentrico, che è vero, perché è comunque un settore high touch, ma è anche un settore estremamente tecnocentrico, dove la tecnologia ha sempre giocato un ruolo molto importante. E in alcuni casi questo ci ha anche giocato a sfavore, perché in alcuni casi alcune tecnologie che utilizziamo noi hanno vissuto un po' del famoso dilemma dei first mover, no? Quindi delle persone che hanno anticipato un po' i trend. Pensi che gestionare alberghieri comunque esistono dalla fine degli anni 70. E quindi parliamo di tecnologie che molto spesso noi ereditiamo, ma sono tecnologie che sono state sviluppate 30-20 anni fa, con tutte le problematiche che poi ne conseguono. Se pensi al QR code, che sembrava diciamo una tecnologia un po' da cinesi, o comunque si faceva quasi dell'ironia a chi proponesse l'uso del QR code, adesso è stato sdoganato, è un'abitudine di qualsiasi persona deve e ha imparato a usarlo, sia per ordinare in un bar o un caffè che per esporre il Green Pass. Per cui di colpo questa tecnologia è finalmente stata sdoganata, poi dopo in Sì. tutte le sue. Sono d'accordo con te, e infatti io dico sempre che il Covid toglie gli aspetti negativi del Covid, okay? Quindi tutti quelli medico, Fatto anche cose sociale, buone. politico, economiche. L'aspetto positivo, la coda positiva del Covid è stato quello di farci fare un salto in avanti di un
secondo me, almeno un 7-8 anni nell'adozione della tecnologia. Okay? E sotto questo punto di vista, io infatti dico sempre che il Covid non è stata una rivoluzione, non è stato quello che Taleb chiamerebbe un cigno nero, a mio avviso, è stata un'evoluzione, cioè ha portato avanti dei trend che erano comunque già partiti. L'entrata senza chiave in hotel non è nulla di nuovo, insomma dal 2014 Hilton è già completamente keyless, quindi parliamo di una tecnologia che almeno in ambito mainstream è adottata da 10 anni. QR code segue le stesse logiche. E quindi sotto questo punto di vista forse il libro è stato un pochino più, si è stato sfortunato da una parte, perché ripeto c'è questa cattiva comprensione a mio avviso di concetti come postumanesimo e transumanesimo, dall'altra parte il sospetto nei confronti della tecnologia è sicuramente diminuito negli ultimi anni. Però c'è stata una cesura sicuramente invece nei dati, nei trend, nella crescita dei dati, nell'analisi dei dati, che ha portato probabilmente tutti gli algoritmi, tu parli di revenue management, spesso anche nel libro ne parli, e gli algoritmi sono in chiara difficoltà in questo momento perché non c'è più una linea di tendenza, c'è stato questo grafico a picco, però ritieni che il revenue management possa essere, cioè la tecnologia possa essere, in senso più ampio l'intelligenza artificiale, come ritieni che possa contribuire all'industria turistica e ospitalità in generale? Questa è una domanda calda, perché quando infatti non vado più dove ce ne sono troppi, revenue manager, perché diventa troppo troppo complesso, sto troppo in mezzo. No, qua non ne vedo tanti. Guarda, ti faccio l'esempio, no? Quando tu pensa a Wall Street, no? La nostra idea, soprattutto magari gente della mia generazione, della tua generazione, la generazione di Nicoletta, cresciuta con i film degli anni 80, nella nostra testa, tipo Wall Street è un posto dove si urla compra, vendi, continuamente, no? Quindi questo posto caotico, eccetera. Se tu entri a Wall Street, in verità ascolterai il silenzio, perché l'85% circa oggi di tutte le operazioni che vengono fatte in borsa sono gestite in maniera algoritmica, no? E parliamo di movimenti dove uno scollamento anche di un microsecondo significa milioni di dollari di revenue. E comunque un mercato dove le variabili sono estremamente più alte rispetto al nostro, che è un settore tutto sommato, non voglio essere frainteso, ma un po' più semplice sotto questo punto di vista, no? Quindi alla fine nel revenue management, quando hai affrontato quelle 20-25 variabili, in linea di massima non hai poi tantissimo altro da analizzare. E però partendo da un punto di vista aristotelico, se vuoi, cioè dove c'è la logica, dove ci sono i lavori più legati comunque al ragionamento logico, la macchina è comunque superiore, e questo direi che è sostanzialmente innegabile. È come se ti chiedessi, mentre facciamo questa conversazione, ti chiedessi, Edoardo, dammi la radice quadrata di 1.472, ok? Penso che la prima cosa che tu faresti sarebbe quella di prendere il telefono e farlo sulla calcolatrice. Cioè, ok, questo non abbasserebbe la mia opinione nei tuoi confronti, ok? Semplicemente tu sai, e io so, che la calcolatrice in quel momento è migliore di te in quel tipo di calcolo. E questo è un po' il concetto che io sposo nel mio libro, quando parlo di un certo romanticismo nel modo in cui pensiamo al revenue management oggi. Io ho iniziato a lavorare nell'ospedale nel 99, no? E io vedo qua qualche faccia e qualche amico che ha cominciato anche da molto più di me. Però, insomma, qualche annetto me lo sono fatto. E io ricordo che per la prima parte della mia carriera i revenue manager sostanzialmente erano data cruncher. Quindi il lavoro del revenue manager era quello di andare a analizzare ed aggregare dati da fonti terze, perché non c'era un modo per aggregarli, no? Immagina un'era pre-metasearch, per esempio, dove per analizzare soltanto il prezzo del tuo competitive set dovevi andare OTA per OTA, o peggio ancora sito per sito, analizzare i prezzi e poi fare le tue valutazioni, ok? Su mercati molto dinamici, io ho vissuto per buona parte della mia vita a Roma e per l'altra parte della mia vita a Parigi, quindi sono due città dove il revenue management è estremamente dinamico.
Ciao, grazie per essere entrato. Ciao. Capisci da te che questa operazione poteva richiedere ore. Quindi non era infrequente che un manager si trovava a passare 7 delle sue 8 ore ministeriali a fare data crunching, un lavoro che oggi viene fatto con un task. Okay? Quindi, sotto a questo punto di vista, sicuramente la tecnologia ci ha dato una mano e questo penso che sia innegabile. Qualsiasi davvero manager dotato di un minimo di coscienza ti dirà sostanzialmente la stessa cosa. Dove la macchina, secondo me, è super, non tanto secondo me, ma secondo anche dei case study che poi porto nel libro, è superiore anche nel prendere delle decisioni basate su questi dati. Okay? Soprattutto, secondo me, in epoca post-Covid, dove il dato storico ha meno peso rispetto al pre-2020, e in un momento in cui invece la maggior parte dei revenue manager lavora quasi esclusivamente sull'analisi del dato storico, senza invece tener conto di dati terzi, che possono essere, per esempio, l'evoluzione del pick-up sulla destinazione, del costo del petrolio, del flusso di L'evoluzione del... persone, Non ho capito. L'evoluzione del... dei dati terzi, dei dati esterni, okay? Quindi tutto quello che è, per esempio, come dicevo, il pick-up di destinazione, piuttosto che l'aumento o la diminuzione del costo del petrolio, eventuali problematiche politiche, in questo caso ovviamente anche mediche, eccetera. E quindi immagino che Anche i tanto. cambiamenti delle abitudini evidenti, come dicevi prima, cioè l'introduzione di nuove tecnologie, l'adozione di massa di tecnologie, e oggi questa riunione, chiamiamola riunione, comunque convegno, è nella dimostrazione. Siamo 2 anni fa, non sapevamo fare una call su Skype in tre, per cui oggi chiunque è in grado di fare conference di questo tipo, e almeno per il business travel, questo sarà irreversibile, immagino, nel senso non è che Posso? fino al Covid. Io non ho letto il libro di Simone, però la mia riflessione viene, diciamo, su, non so adesso se questo viene trattato nel libro, diciamo che prima il settore dell'ospitalità, anzi dell'accoglienza, mi piace più chiamarlo così, era molto, diciamo che tra i 5 stelle e da 2 stelle c'era poca differenza. Oggi, secondo me, invece, le differenze si sono, i divari proprio sia come qualità e sia appunto nell'uso delle tecnologie, sia un po' la chiave di volta, proprio questo proprio livello di qualità dell'accoglienza, che da un lato Ma scusami, è una domanda o un intervento? Entrambe, voglio sapere se ne tratta nel libro questo. Ok, in realtà io faccio una valutazione diversa perché secondo me l'idea che abbiamo di comprendere e catalogare gli hotel in termini di stelle, secondo me era anacronistica già pre-Covid, e post-Covid è ancora più anacronistica. Io ne dedico un capitolo intero che si chiama Gli Hotel del Futuro, e li chiamo, io sostanzialmente apro 3 scenari possibili che secondo me potrebbero essere una visione abbastanza realistica dell'hotel del futuro, ovvero hotel che chiamo tecnocentrici, hotel che chiamo antropocentrici e hotel che chiamo ibridi. Dove l'hotel tecnocentrico è quell'hotel in cui la maggior parte delle operazioni di Hospitality verrà gestita semplicemente da macchine, okay? Quindi da vari self-check-in, self-check-out, fatturazione automatica, un service automatico e così via. E qua ci vedo vedo che potremmo trovare, per esempio, tutti quegli hotel che oggi sono budget, che quindi magari potrebbero essere il 2 stelle tipo di oggi. Che per abbattere ulteriormente la tariffa di vendita e quindi diventare più competitivo, va a sopprimere o a ridurre l'impatto del lavoratore, l'impatto economico del lavoratore biologico, grazie al lavoratore artificiale. Ci sarà poi, secondo me, un hotel di mezzo, che è quello che io chiamo ibrido, dove ci sarà una
parte che sicuramente verrà gestita dalla tecnologia, e in questo caso per esempio metto tutta la parte revenue management, metto tutta la parte di comunicazione intradipartimentale e così via, ma poi rimane un aspetto più biologico, per esempio nel front office, eccetera. E poi ci sarà invece, secondo me, una nuova frontiera del luxury, che sarà l'hotel completamente antropocentrico. Quindi secondo me non sarà così difficile prevedere che fra 10 anni, quando la media degli hotel saranno tra il tecnocentrico e l'ibrido, saremmo disposti a pagare qualcosina in più per essere serviti al 100% da un essere umano. Okay? Quindi per esempio la frontiera del luxury fra 10 anni io la vedo sostanzialmente in questi termini, quindi dove tutto o quasi tutto il servizio è assolutamente biologico. E quindi questo è il modo in cui io tratto la questione catalogazione degli hotel nel mio libro. Per quanto, scusa, io chiudo e faccio una cosa, per quanto dici tu, io non ho, diciamo per esperienza professionale, non ho tantissima esperienza sotto le 4 stelle, e quindi non saprei neanche dirti, perché comunque sono hotel che di solito non necessitano di consulenza, non necessitano, diciamo che per me sono modelli assolutamente morenti sotto alcuni punti di vista, e quindi non saprei dirti quali possono essere le differenze. Quello che posso dirti è che, avendo vissuto per tanti anni fuori Italia e avendo sempre lavorato con mercati non italiani, noi abbiamo un punto di forza che è anche il nostro più grande punto di debolezza, ed è il fatto che la maggior parte delle nostre strutture sono strutture indipendenti. Quindi sono strutture che molto spesso sono gestite in maniera semi-amatoriale, molto spesso a conduzione familiare, e sono delle micro aziende, 30 camere, 40 camere, 50 camere. Capisci da te che in un compartimento turistico come il nostro, non avere un'offerta di catena importante significa comunque abbassare il livello della singola struttura. Ed è anche il motivo per il quale ogni volta che viaggio in Italia, a parità di 5 stelle o a parità di 4 stelle, trovo delle differenze enormi che per esempio non trovo in altre destinazioni, dove tutto è sicuramente più imprenditoriale sotto questo punto di vista. Non so se ho risposto, Carmen. E rispetto invece al tema, hai detto biologico, mi hai, diciamo, sollevato un argomento rispetto al tema della sostenibilità e l'attenzione che c'è sempre crescente verso l'ambiente, per cui anche nell'aspetto dell'ospitalità, dell'hotelleria, probabilmente questi temi, sia grazie alle tecnologie, perché le tecnologie comunque consentono normalmente, non sempre, però insomma, consentono un utilizzo migliore delle risorse in qualche modo. Io faccio sempre un esempio sulla robotica con la lavastoviglie, nel senso che c'erano i lavapiatti, a un certo punto è arrivata la lavastoviglie, che ha distratto delle persone che lavano i piatti per fare cose magari più intelligenti in altre forme. Però sicuramente c'è un'attenzione rispetto appunto a questo che è rispetto all'ambiente, che lo vediamo nel viaggi, nelle compagnie aeree, sempre più attente e soggette a dimostrare che sono in termini di emissioni molto attente. Però anche nell'hotelleria, credo, come vedi tu questi aspetti, anche in termini di marketing, è un aspetto da comunicare che può essere utile a migliorare il proprio posizionamento. Ma questa è una bella domanda. In verità la risposta è duplice, però, perché parti dal presupposto che comunque il travel di suo è estremamente, ha un impatto estremamente importante sull'ambiente. Okay? Quindi proprio se volessimo fare un discorso da estremisti alla Thunberg, non dovremmo viaggiare sostanzialmente. Ogni volta sali su un aereo stai uccidendo parte del mondo. E la tecnologia sicuramente può aiutarti sotto questo punto di vista, ma devi stare anche attento, perché la tecnologia ha dei risvolti, e anche questo ho creduto fosse importante scriverci un capitolo, perché molto spesso anche questo viene frainteso, ha un suo costo in termini di impatto ambientale che non è sempre trascurabile. Ti faccio due esempi. L'esempio A è quello, per esempio, di
strutture che continuano a dialogare tra i vari dipartimenti senza un sistema di comunicazione digitale tra dati dipartimentali, no? Tipo un housekeeping app per capirci, okay? Senza che facciamo, noi, tanto abbiamo capito di che tipo di tecnologia parliamo. E quello che io vedo ancora alle volte in alcuni hotel è che magari si tipico esempio, arrivi in hotel un po' prima e chiedi un early check-in, il receptionist deve mettersi in contatto con la governante, molto spesso lo fa via telefono, via WhatsApp, addirittura un paio di volte ho visto con dei walkie-talkie, quindi parliamo là di retro-marketing, secondo me, e comincia tutto questo giro quasi schizofrenico di comunicazione che molto spesso viene fatta poi su carta, quindi se c'è qualche albergatore probabilmente qualcuno di loro ancora la mattina stamperà il foglio presenze per la governante. Ora, questo effettivamente è un problema piuttosto importante. Una mia amica CEO di una delle più grandi aziende di housekeeping app, che poi intervisto sul libro, un paio di anni fa ha fatto questo studio ed ha provato, dati alla mano, che se tutti gli hotel utilizzassero un sistema di housekeeping app per la comunicazione, quindi non stampassero più i fogli presenza la mattina, ogni anno, se tutti gli hotel americani implementassero questo sistema, ogni anno si sarebbe in carta l'equivalente di 4 Central Park. Okay? Quindi così ti do anche una stima abbastanza importante. Quindi a me l'albergatore che mi dice butta l'asciugamano a terra solo se lo vuoi rilavato e poi me lo stampa su carta, in verità io non lo comunicherei neanche questa cosa perché è veramente un ossimoro. Okay? Per dire, mi è capitato con mia figlia che ha 23 anni, non è giovanissima, che spero non mi senta, però intendo dire. E lei dice: ma a me cosa me ne frega che mi rifacciano la camera e utilizzino dei detersivi per pulire una stanza tutti i giorni? Io preferirei quasi che non la facessero e sarei disponibile ad accettare di non farmi rifare la camera, proprio in positivo, non come fosse un disservizio. Può essere uno scenario. Sì, ma considera però che tua figlia è nata in un momento in cui noi, tu forse sei un pochino più grande di me, io sono figlio degli anni 80, quindi cioè, noi siamo figli della plastica, perché noi il problema della sostenibilità è arrivato comunque quando eravamo già grandi, a 23 anni, chi mai pensava una cosa del genere? Quindi diciamo che c'è anche un fattore culturale da tenere in considerazione. Secondo me, non ti dico di più, secondo me tua figlia non solo ha ragione, diventerà il futuro. Ovvio, cioè fra 10 anni chi si fa pulire la camera tutti i giorni verrà stigmatizzato alla stregua di come oggi stigmatizziamo i terrapiattisti. Ma quindi questo è dove la tecnologia può aiutarti. C'è però un prezzo intrinseco nella tecnologia che viene molto spesso, se vuoi, non. Di cui non si parla molto, soprattutto tra tecno-entusiasti come me, che è invece il costo delle tecnologie, per esempio il costo del blockchain. Io ci metto un, ci faccio un paragrafo, ci faccio un paragrafo apposta, e sì, noi adesso siamo tutti, cioè, a me lascia sempre sorpreso che magari ci sono questi tipo cripto-anarchici legatissimi al pianeta e poi non si rendono conto ogni volta che mirano una criptovaluta, effettivamente stanno facendo un danno irreversibile al pianeta. E quindi bisogna fare anche attenzione perché la tecnologia dà e la tecnologia toglie sotto questo punto di vista. Però diciamo, siamo arrivati al blockchain, per cui proseguiamo in questo percorso. Il concetto di NFT, che adesso di cui si parla molto, ha invaso anche i dibattiti culturali sull'arte. Nello specifico, però sicuramente più di quello, secondo me, è stato sottovalutato il concetto di smart contract, soprattutto nel turismo, perché lo smart contract e la blockchain in termini di intermediatori potrebbe essere qualcosa che, diciamo, rivoluzioni realmente tutta l'intermediazione che oggi vediamo, diciamo, senza particolare criticità assegnata, attribuita delle OTA. E ci fidiamo di quelle fanno gli intermediari,
non sentiamo il bisogno di disintermediarlo, o almeno diciamo più dal lato cliente. Le blockchain e smart contract potrebbero invece essere qualcosa, e NFT o comunque token potrebbero essere qualcosa che trasforma la relazione che c'è diretta in termini di fiducia con il proprio cliente, di fidelizzazione con il proprio cliente e di stimolo di comportamenti virtuosi anche. Premiabili con modelli di questo tipo. Sì, sono assolutamente d'accordo con te. La questione rimane la stessa, è che noi un po' per pigrizia intellettuale, ma penso più che altro perché buona parte della stampa non specializzata, penso che ci sia questo problema, che la stampa non specializzata continua a parlare di blockchain e NFT in termini così distanti dalla realtà che per molte persone è quasi impossibile farsi un'idea di che cosa parliamo. Tant'è che, te lo dico io, ne parlavo prima della live. Faccio tanto, tanto lavoro in MBA, quindi parlo a ragazzi che hanno l'età di tua figlia e 9 su 10 quando gli chiedi cos'è la blockchain ti rispondono criptovaluta, quasi 10 su 10 se gli chiedi NFT ti rispondono arte digitale. E questa è colpa nostra, è colpa nostra perché non stiamo dando un messaggio, stiamo sicuramente dando un messaggio sbagliato. Dall'altra parte c'è invece la stampa, quella super tecnica super specializzata, insomma, tipo Discord per capirci, dove il tema invece viene trattato quasi in maniera esoterica, quindi dove se non si ha una conoscenza anche tecnica delle piattaforme è difficile anche stare al passo con le discussioni. Io credo che, non so se ci sono riusciti, questo me lo dovranno dire poi i lettori, nel libro cerco di spiegare alcuni tecnicismi di quello che è la blockchain e l'NFT, tutto lo smart contracting, eccetera, in maniera che più o meno chiudendo il libro uno si dovrebbe almeno riuscire a farsi un'idea generale di cosa parliamo quando parliamo di questi concetti. Per quanto riguarda l'NFT, abbiamo parlato poi via chat, già sto cercando di scrivere questo articolo, adesso il tempo è un po' tiranno, quindi penso di riuscire a metterci le mani forse la prossima settimana, perché è vero che il 90% di quello gira solamente fuffa, è una bolla speculativa, ma poi ci sono un sacco di applicazioni invece che potrebbero essere molto interessanti, da lo smart contracting per esempio, fino all'applicazione per esempio in ambito loyalty, no? Quello potrebbe essere assolutamente interessante. Io scrivo un paragrafo intero su quella che potrebbe essere la distribuzione in blockchain, per esempio, no? Penso che questo è un problema che hanno tutti gli albergatori ed è quello del rate leakage, no? Quindi delle disparità tariffarie sui metamotori. E io credo che la maggior parte degli albergatori non comprende che il problema legato al rate leakage è un problema legato alla tecnologia che utilizziamo per dare le tariffe a questi distributori, no? Quindi noi sostanzialmente quando diamo 100 euro di tariffa a booking.com la stiamo spostando sul server di booking.com, il quale può fare quello che vuole. È un sistema centralizzato, quindi booking.com in realtà prende il controllo delle nostre tariffe in qualche modo. E quindi nascono tutte quelle problematiche Esatto. Un sistema. Sì, Carmine, finisco No, questo finito. e ti faccio fare una domanda. Un sistema decentralizzato, quindi in blockchain, e in questo caso non ha niente a vedere con la criptovaluta, risolverebbe il problema alla fonte, perché a quel punto io potrei andare a caricare 100 euro su booking.com, questi 100 euro non verranno più stoccati in un server centrale, ma verranno duplicati in tutti i nodi della catena, e quindi si avrebbe sicuramente quel rapporto di fiducia del quale parlavi tu. Il problema è che difficilmente si parla di blockchain e di NFT in questi termini. Il modo in cui se ne parla è criptovaluta quanto un Dogecoin mi vale oggi e NFT se Picasso tira fuori una nuova ceramica quanto la riusciamo a vendere come NFT? È un discorso Anche se assolutamente comunque all'inizio. una valuta come il Bitcoin o l'Ethereum, eccetera, in termini di travel potrebbe anche avere una sua valenza di scambiabilità internazionale che per certi paesi potrebbe essere invece un aspetto molto positivo, di vantaggio. Paesi che hanno una valuta chiaramente debole, dove solo in termini di cambio potrebbero essere molto penalizzati, lo sono, diciamo. Sì, la problematica secondo me è che c'è
c'è ancora una speculazione enorme, cioè diciamo negli intenti il Bitcoin nasce come appunto un po' un'utopia alla Fight Club, no? Quindi come un modello alternativo, contrario alle banche, completamente decentralizzato, libero, eccetera. In verità, e questo te lo dico con un po' di rammarico, a mio avviso i Bitcoin hanno poi creato effettivamente l'esito opposto, quindi in verità tu il Bitcoin ce l'hai, ma non vedi l'ora di darteli via e scambiarli per moneta reale, in euro, in dollari, che co così sia. Secondo me finché non ci sarà una criptovaluta Fiat. meno speculativa, dove non lavoreremo più in frazioni di frazioni di frazioni di Ethereum, potremo magari pagare con un Colombo Coin, per esempio, e magari riesco a prendermici un caffè. Fino a quando non arriveremo a quello, sarà soltanto una cosa per nerd come noi che magari ci facciamo investimenti speculativi. Dimmi, Carmen. Sei in muto però, Carmen. Ma l'avevo mutata io. Ok. Mi hai mutato, ecco, Sì, indisciplinato. se non parlo troppo. No, invece per quanto riguarda la sostenibilità, se avevi pensato in questo tuo libro, ripeto, la mia ignoranza perché non l'ho letto, invece in termini di responsabilità sociale, ecco, dell'albergo rispetto appunto alla sostenibilità, quindi anche perché con la pandemia si è visto come le hall dell'albergo servono per la comunità locale per ritrovarsi, fare feste e quant'altro, incontri, condomini, di tutto di più. Ecco, se avevi pensato a questo lato come bilancio sostenibile, basta. Quindi se ho capito bene, l'utilizzo di spazi comuni come spazi alternativi di aggregazione, questo intendi? Non l'ho mutata io. No, no, non la mutare ogni minuto però. Sì, ma penso che volesse dire quello. Ma considera che questo, ti ripeto, è in verità questa ritrosia a utilizzare gli spazi comuni degli alberghi la vedo soltanto in Italia e forse in certi paesi del Sud Europa, no? Io ho vissuto per tanti anni a Parigi, era normale per me incontrarsi in una hall di un hotel. Quindi questo per me è un non problema, è un problema talmente provinciale che cioè, magari ci mettiamo d'accordo tra noi, ma non penso neanche valga la pena poi di estenderlo, perché fuori dal microcosmo italiano non esiste. Volevo chiudere con l'aspetto dell'etica, perché effettivamente ti distingue un po', distingue questo libro da un manuale, nel senso che comunque un contributo molto interessante e parli anche di transumanismo in qualche modo. Se chiudiamo magari su questo, se hai voglia di spiegare meglio questo tuo approccio. Sì, questa è anche la parte che in verità mi interessa di più perché ti dico, il libro è vero che parla di travel, parla di ospitali, parla di scenari futuri, ma parla anche tanto dell'etica della tecnologia, perché ci sono alcune valutazioni che noi dobbiamo cominciare a fare ieri, in verità, in termini di tecnologia e che non stiamo facendo. Stiamo facendo veramente le domande sbagliate o alle volte non ce le stiamo proprio ponendo. Ti ripeto, questo libro è frutto di 4 anni di lavoro, dei quali 2 forse sono stati esclusivamente di ricerca. Quindi nel libro, tra i vari intervistati, oltre a trovare figure insomma, abbastanza conosciute nel nostro, quindi CEO di varie aziende tech, troverai anche interventi di persone che invece sono molto vicine al pensiero transumanista diciamo, su tutti, forse c'è quello che nel movimento transumanista è considerato un po' una rockstar, che è Zoltan Nisman, che è il presidente del partito transumanista americano, ha provato a correre la Casa Bianca contro Trump nelle penultime elezioni e così via. Quindi, diciamo, il modo in cui io affronto il tema transumanesimo, diciamo, non è. Perlomeno dal punto di vista accademico, perché poi io non voglio sicuramente evangelizzare nessuno, però dal punto di vista accademico
posso dire che non grazie a me, ma grazie agli interventi di chi poi ha scritto forse un pelino più in alto rispetto alle pagine Facebook dei Novax. Quindi diciamo questo è giusto per farti capire un po' qual è il punto di partenza. E quindi quello che io dico è che io parto da un assunto nel libro che è un assunto filosofico ed è appunto una lettura, qua devi fare un pippone un attimo di 10 secondi, poi magari se vuoi lo cancelli, però sostanzialmente il libro si apre, non è un libro di filosofia, quindi non vi preoccupate, però parte con un assunto filosofico, la vita in verità parte da un assunto filosofico. E la mia apertura è questa sostanzialmente, io rileggo lo Zarathustra di Nietzsche, dove c'è la teoria del superuomo, dell'oltreuomo, in termini tecnologici. Quindi secondo anche altri studiosi, quindi non è che l'abbia inventata io per questa rivoluzione, quando Nietzsche parla di superuomo, di oltreuomo, potrebbe riferirsi a un superamento dei nostri limiti biologici grazie all'utilizzo di alcune tecnologie. E fino a 5 anni fa erano ancora relegate nel campo della fantascienza, mentre adesso ci sono aziende tipo Neuralink, che ormai penso che più o meno conoscano tutti, che quest'anno iniziano la sperimentazione sugli esseri umani di chip impianti cerebrali. Chip che potrebbero, perlomeno teoricamente, permetterci, ad esempio, di parlare telepaticamente nel giro di 5 anni. Nel libro io parlo con aziende di antimortisti, per esempio, quindi aziende che il cui obiettivo è quello di allungare la vita all'infinito, magari facendo una copia funzionale del cervello da caricare in cloud. Quindi parliamo di concetti fino a qualche anno fa erano veramente fantascienza buona, invece adesso ci sono un sacco di aziende che se ne occupano. Il problema quando si ha questa possibilità è dove poi mettiamo un punto, cioè quanto possiamo fare. E io faccio l'esempio, lo faccio sempre quando faccio i miei speech, credo di farlo anche nel libro, adesso non ricordo, ma credo proprio di sì. Il mio esempio è un esempio che risale a quasi 10 anni fa, quindi ti ripeto, secondo me la conversazione non deve partire oggi, dovrebbe essere già partita da parecchio. Non so se tu ricordi Pistorius, il corridore, no? Noi adesso ce lo ricordiamo soprattutto per i fatti di cronaca, però Pistorius fece notizia perché fu il primo doppio amputato a correre le Olimpiadi per normodotati. E in verità io cito nel libro un articolo del 2014 nel quale alcuni esponenti della federazione si chiedevano se fosse giusto che Pistorius potesse correre con i normodotati, perché secondo alcuni studi quelle gambe prostetiche gli davano un vantaggio di circa il 30-40%. Okay? Certo. Alla fine lui vinse e corse con i normodotati. Il problema dove nasce? Il problema, e questo è il punto centrale del transumanesimo e dove tante persone non capiscono e dove fa paura il transumanesimo, è che un conto è implementare degli arti artificiali perché abbiamo perso le gambe a causa di una malattia. Diverso però il ragionamento se io ti chiedessi, mettiamo Edoardo, tu vuoi diventare un campione di, insomma, te la metto all'altro, che sport vuoi fare? Un campione di golf, ok? Che noi ormai ci abbiamo qualche anno, quello è il massimo dell'attività fisica che possiamo fare. E diciamo, quello è il tuo sogno, non, cioè, proprio vivi per essere un campione di golf. E ti dico, guarda, possiamo implementarti delle braccia artificiali che ti danno un vantaggio sul drive di 100 metri in più, ok? Tu ti fai fare questa implementazione, quindi ti fai tagliare le tue braccia completamente funzionanti, le modifichi con arti artificiali, diventi il nuovo Tiger Woods, cominci a guadagnare milioni di dollari, eccetera. Ovviamente sotto questo punto di vista questa valutazione entra nel campo dell'etica, ok? Quindi quanto possiamo fare al nostro corpo, quanta tecnologia possiamo implementare. E la mia valutazione è un po' questa, attenzione perché noi cominciamo, noi qua parliamo ancora di fogli Excel o se sia il caso o meno di prendere un channel manager, ma fuori ci sono aziende che ti impiantano chip nel cervello che sostanzialmente possono leggere e scrivere informazioni su di te, quindi forse una valutazione, io a questo punto ve la comincerei a farmi un paio di domande. E l'altro aspetto
E qua io una risposta non so dartela, io alzo soltanto il problema, o meglio, io avrei una mezza risposta, ma non è molto popolare, è quella della difficoltà di impiegare i lavoratori umani nei prossimi 10-15 anni. Okay? Alcuni lavori noiosi, ripetitivi, che possono essere portati avanti da macchine, molto probabilmente verranno portati avanti da macchine, e quindi ci potremo trovare in un momento storico di transizione durante il quale persone che non hanno delle skill che possono essere poi riutilizzate nel mondo del lavoro saranno sostanzialmente impossibilitati a rientrare nel mondo del lavoro. Okay? L'esempio che io porto è quello dei camionisti americani. No? Fare il camionista di lunga distanza negli Stati Uniti è uno dei lavori non specializzati più remunerativi che esistono, quindi è molto molto facile che magari chi non ha fatto il college eccetera cominci a prendere questa carriera. Il problema è che ci sono delle basi tecnologiche e teoriche per affermare con un certo margine di sicurezza che nel giro di 10 anni tutte queste tratte lunghe verranno fatte da macchine che si autoguidano, quindi tutta questa gente sarà completamente fuori dal mondo del lavoro. Certo. E quindi anche questo è un problema etico, perché io queste persone non sarò in grado di rimettere nel mondo del lavoro il cinquantenne che prima guidava un camion e adesso lo fa al Tesla. E che cosa faccio con questo cinquantenne? L'idea che io propongo, e che quella che poi propongono molti transumanisti, è quella del reddito minimo universale, quindi di cominciare a tassare la robotica, a tassare l'intelligenza artificiale, per fare in modo che qualora si decida di soppiantare l'impiegato biologico con un impiegato artificiale, a quel punto l'impiegato biologico che rimarrà completamente fuori dal mondo del lavoro durante questo periodo di transizione avrà perlomeno la possibilità di sopravvivere. Immagina una specie di reddito di cittadinanza dove non è più la cittadinanza che ti dà diritto ai soldi, ma è il fatto che una macchina ti ha preso il lavoro sostanzialmente. È un argomento ovviamente che non dovremmo trattare in senso molto più ampio, ma molto interessante proprio perché è qualcosa che riguarda la tecnologia, cioè la tecnologia è sempre vista come qualcosa che dovrebbe migliorare, però chiaramente crea delle conseguenze. Il problema è che sarà troppo veloce questa volta, cioè io vedo ancora di nuovo certe generalizzazioni e delle similitudini tra questo passaggio verso l'intelligenza artificiale e la robotica e i rimandi, per esempio, alla rivoluzione industriale. In verità, secondo me, il paragone non tiene, perché semplicemente la rivoluzione industriale ha avuto un tempo di assestamento molto più lungo rispetto a quello che stiamo vivendo noi. Quindi noi una o due generazioni le avremo completamente fuori dal mondo del lavoro. E ti ripeto, questa è una domanda che dobbiamo porci anche nell'ospitality, perché ti ripeto, che aumenti il tempo libero, di conseguenza in qualche modo può essere anche che diventi un'opportunità in termini turistici. Assolutamente sì, però immagina, io allo studente che formo oggi devo dirgli: vuoi fare il revenue manager? Occhio che forse per 5 anni quello sarà artificiale. Vuoi fare il designer? Nel libro intervisto due aziende che fanno ADI, quindi fanno dei siti che si autodisegnano. Attenzione che tutto quello che noi pensiamo oggi come creative design, sviluppo, potrebbe esserci più. Puoi fare uno sviluppatore. Commercialisti, legali, cioè, probabilmente ci sarà un'intelligenza artificiale che... Beh, considera che nel libro io parlo di, non ricordo in quale paese, per cause civili fino a 10.000 euro, qualcosa del genere, viene utilizzata un'intelligenza artificiale. Quindi c'è un giudice artificiale, semplicemente. Il concetto di smart contract, per cui si auto... Se poste le condizioni al contorno, il contratto si autoavvera, comunque si autoavvera. Assolutamente. Va bene, grazie, grazie, grazie per il tuo tempo, per le tue visioni, i tuoi stimoli. Siamo andati come obiettivo un'ora e penso che sia stata bella densa e chiuderei così. Se siete d'accordo, ci ritroviamo poi in chat. Chi volesse avere qualche informazione, vedo qualcuno è venuto da fuori, per cui i contatti, se vuole aderire, con molto piacere. Grazie Edo, ciao. Grazie a tutti. Un saluto. Ciao, no. Grazie, grazie Simone, grazie Edo. Grazie.
Ciao.